Allora, ragazzi, a questo turno della semifinale vi toccherà fare un bel quiz. Saranno 5 manche, 5 categorie. Ogni categoria avrà un suo numero di domande. Ogni risposta giusta è un punto, risposta sbagliata meno uno. Se non rispondete è zero. Alla fine la somma di tutte le risposte decreterà il primo classificato, il secondo e il terzo saranno comunque voti che si andranno ad aggiungere alle prossime prove che vi daremo alla fine di questa puntata. Vi consiglio di armarvi subito di carta e penna, così, perché vi chiederemo di scrivere le risposte entro 10 secondi sul foglio. Ce le mostrate in video quando vi daremo il via e poi ce le dite. Allora, proviamo a cominciare con il quiz, Scriptor Quiz. Allora, 5 categorie, io comincerò a fare domande, come dicevamo prima, rispondete su un foglio, poi ce lo mostrate, se non rispondete dite semplicemente che non rispondete, e in caso di risposta positiva un punto e risposta sbagliata meno uno. Ok, prima categoria. La prima categoria è la storia della letteratura, sono 4 domande. In cui vi chiediamo di dare le risposte. Prima domanda, ci siamo tutti? Ok. Allora, ci sono almeno 3 romanzi che si contendono un curioso primato. The Realms of Unreal di Harry Darger, Alla ricerca del tempo perduto di Mel Proust e Artaman dei fratelli De Scuderi. Quale primato si contendono? Bon. Chi si sente di dare risposta, gira il foglio. Però romanzo più lungo. Marcello e Giovanni, niente? No, Non avete niente. scritto. Ok, la risposta di Linda è esatta. Si contendono la palma di romanzo più lungo della storia. Forse quello di Proust era il più famoso, anzi, senza forse, senza dubbio. Ok, quindi un punto per Linda. Seconda domanda. Linam Frank Baum, autore del meraviglioso Mago di Oz, prese il nome del suo regno fantastico osservando un semplice oggetto che si trovava nel suo studio. Questo è difficile. Che cosa? Qualcuno sente di rispondere? Se no, do la risposta. Nessuno? Ok, allora la Lina Frambaum scelse il nome Oz osservando il dorso di un classificatore che aveva sul tavolo che aveva le lettere O, Z. Allora, terza domanda, alcune ovviamente sono più semplici, altre un po' più complicate. Terza domanda, Capuana, Verga e Grazia Deledda sono i principali esponenti di quale movimento letterario italiano? Lo Allora, leggete? verismo, verismo e verismo. Esatto, giusto erano tutti e tre. Benissimo, il verismo. Ultima domanda. Nel 1997 Dario Fo, mentre sta registrando la trasmissione Milano-Roma con Ambrangiolini, scopre di avere vinto il premio Nobel per la letteratura. E fin qui niente di strano. Chi era stato l'ultimo italiano a vincerlo prima di lui nel 1975? Vado. Allora, chi risponde Giri? Montale, Marcello ha scritto De Filippo. Sì, Edoardo De Filippo. Giovanni, nessuna risposta. La risposta giusta è Montale. L'ha vinto Sì, dopo, perché quindi. Montale l'ha vinto, è stato l'ultimo che l'ha vinto prima di. Mentre De Filippo, io adesso ve lo dico, penso sia L'ha vinto stato. Filippo. Fu anche proposto, No, ma non è che l'ha vinto. la meriterò, vabbè.
Seconda manche, ci facciamo una bella infornata di tempi verbali. Vi dirò subito, l'unico aiuto che vi do è che lavoreremo sul congiuntivo, questo caro estinto, e partiamo subito. Allora, io adesso vi chiedo, il congiuntivo presente delle prime tre persone singolari del verbo falciare. Stop, mostratemi il vostro risultato. Ok, adesso ditemeli così riusciamo a leggerli tutti bene. Chi comincia? Ah, puoi iniziare allora, tu Marcello, come vuoi. Che io falci, che tu falci, che egli falci. Che io falci, che tu falci, che egli falci. Ok, Giovanni? Che io falci, che tu falci, che egli falcia. Ai 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 ai, mi sei caduto sulla terza. Lo so, perché l'ho scritto così, ho deciso di mantenerlo. Ok, bravo, viva l'onestà. E allora, hanno risposto bene Linda e Marcello, e Giovanni invece è caduto sulla terza persona singolare. Ma possiamo ancora rifarci, perché adesso avete un bel congiuntivo imperfetto delle ultime tre persone plurali del verbo sabotare. Giovanni, alzateli tutti e mostrateli. Un attimo che c'è Linda che è frizzata. Mostra allo schermo la tua risposta. Ok, bene, adesso leggetela, iniziamo da Giovanni. Che noi sabotassimo, che voi sabotaste, che essi sabotassero. Allora, che noi sabotassimo, che voi sabotaste, che essi sabotassero. Marcello? Mi sa che io ho scritto il presente, ho capito male, vabbè, non fa niente. Che noi sabotiamo, no, che voi sabotiamo. Mi avete sentita? Sì, sì, ti abbiamo sentita. Sì, esatto, Marcello, era l'imperfetto che Giovanni e Linda hanno risposto correttamente e Marcello invece ha sbagliato, ma ce n'è ancora una. Allora, adesso dovete darci il congiuntivo presente della prima persona singolare del verbo tacciare. Mostrate allo schermo. Ok. Avvicinalo un po', Giovanni. Ok. Allora, dillo, Giovanni. Leggilo. Che io taccia. Linda? Che io tacci, con la I finale. Ok, Marcello? Che io tacci. Avete risposto correttamente voi, Linda e Marcello. Giovanni, purtroppo, è sbagliata. Ok, allora, 5 punti per Linda, 3 per Marcello e 1 per Giovanni. Passiamo alla prossima manche, tutta tua. Allora, curiosità, faccio la domanda. Allora, ci ha accompagnato in India, nelle Antille e nella Malesia, ma nella sua vita non si è mai mosso dall'Italia. Di chi stiamo parlando? Fermi perché ho visto Lisa, ciao Linda che si è frizzata di nuovo. Allora, chi di voi ha scritto? Io. Marcello, di pure intanto? Io. Sì. Giro. Ok. Giovanni? Niente, sentiamo Linda. Sai già la risposta? Ok, perfetto, corretto. Sia Marcello che Linda prendono il punto, Giovanni rimane a zero perché non ha risposto. Però Giovanni, secondo me, è morto, cioè non lui fisicamente. Il suo cervello ci ha lasciato. Mi auguro non lui fisicamente. Bene, allora, proseguiamo la nostra sfida. Vedrete alcuni di noi vestiti diversi o con degli sfondi diversi perché abbiamo avuto un problema tecnico e quindi la seconda parte della puntata la stiamo registrando in un momento diverso, questo per avvisarvi che non è successo
nessun reperto di magia o cose del genere, ecco. Semplicemente i problemi tecnici di varia natura ci hanno portato a registrare questa parte in un secondo momento. Però noi eravamo rimasti, facciamo un pochino il punto, alla domanda numero uno della sezione delle curiosità, quella sull'autore che ci ha accompagnato in India, nell'Antinella e nella Malesia, e nella sua vita non si era mai mossa all'Italia, che è Emilio Salgari o Salgari. Marcello e Linda avevano dato la risposta esatta, mentre Giovanni non aveva risposto. Quindi in questa seconda manche Marcello e Linda hanno un punto e Giovanni a zero. Proseguiamo. Ora davanti a voi il foglio per scrivere e la penna, vi vedo tutti preparatissimi, ok? Allora, seconda domanda. Nel dicembre del 1926, per 11 giorni si perdono le tracce di un notissimo personaggio letterario che viene rintracciato in un hotel dove si era registrato sotto falso nome. Di chi si tratta? Allora, chi ha risposto mostra il foglio. Giovanni. Allora, Linda scrive Adriano Meis, Marcello scrive Agatha Christie e Giovanni si è frizzato o non o si astiene? Giovanni? Mi astengo. Si astiene, quindi niente. Allora, la risposta esatta è quella di Marcello, Agatha Christie. Sì, una roba, diciamo, che è stata citata e se ne è trattata in varie occasioni. La risposta di Linda era perché la domanda era fatta in un modo, no? Nel personaggio anche letterario. Ma era la data del dicembre 26, era molto precisa, proprio un fatto storico con una data di inizio e gli 11 giorni è proprio la data di, diciamo, quella di quando, nell'arco di svolgimento di questa cosa. Quindi Marcello va a due punti e a questo punto Linda e Giovanni sono a zero, se non sbaglio, perché Linda ha sbagliato la risposta. Terza domanda, però siete ancora tutti in tempo per recuperare. Allora, l'autore dei grandi successi come I Tre Moschettieri, il Conte di Montecristo, ha lo stesso nome dell'autore della Signora delle Camelie, pur essendo due persone diverse. Ve la rifaccio, non so se vi è chiara. Allora, l'autore dei grandi successi come I Tre Moschettieri e il Conte di Montecristo, cioè questa persona, ha lo stesso nome dell'autore della Signora delle Camelie, pur essendo due persone diverse. Come si chiamano? Allora, mostrate il foglio per piacere. Allora, Linda, mettilo un po' più al centro. Alexandre Dumas, giusto? Allora, Giovanni, Alexandre Dumas e Marcello Alexandre Dumas, esatto. Giusto per tutti e tre. Alexandre Dumas, perché sia il padre sia il figlio, che sono autori di queste opere diverse, si chiamano entrambi Alexandre Dumas. E ovviamente quando vengono citati, diciamo, al giorno d'oggi uno viene citato come Alexandre Dumas padre e l'altro come figlio, chiaramente, però all'epoca non si chiamavano padre e figlio, diciamo, però avevano lo stesso identico nome, che è una roba un po' complessa da gestire, secondo me. Allora, quarta domanda sulle curiosità. Quindi Marcello ha tre punti, Giovanni e Linda hanno un punto. Uno dei grandi maestri del giallo, quindi in realtà il gioco è ancora aperto, perché se Marcello sbaglia risposte e gli altri indovinano, si arriva a tutti pari. Uno dei grandi maestri del giallo aveva un modus operandi molto particolare. Tutti i suoi libri dovevano contenere 200 pagine e doveva essere scritti in 11 giorni al ritmo di un capitolo al giorno. Se questo schema veniva interrotto per un qualsiasi motivo, abbandonava semplicemente il suo lavoro e ne iniziava un altro. Di chi stiamo parlando? Allora, qualcuno di voi si sente di rispondere? Nessuno di voi tre? Ok. Allora, questo scrittore così metodico al limite dell'ossessivo compulsivo,
compulsivo. Stiamo parlando oggi Simenon. E io che credevo che fosse questa... Petrarca, psicotico. No, ho detto un autore del giallo, quindi... Allora, ma anche come l'ho fatto nell'altra puntata... Nel grande... Come ho fatto anche nell'altra puntata, vi mostro il libro da cui ho tratto buona parte, perché le fonti vanno sempre citate, si chiama Literary Trivia, è un libro inglese in cui ci sono un sacco di curiosità, cose interessanti, se siete appassionati di questo tipo di cose, è un libro che vi consiglio, è molto gradevole come tipo di lettura. Quindi allora, la classifica finale di questa seconda manche vede Marcello con 3 punti e Linda e Giovanni con 1 punto. Quindi Marcello nella classifica, diciamo, di questa manche prende 5 punti, mentre Linda e Giovanni ne prendono 2. 2, esatto. Come abbiamo fatto le altre volte, esatto. Benissimo. Scrivere è bello, farlo suonare ancora meglio, una bella frase resta sempre, fa sempre la sua bella figura, quindi questa manche riguarda le figure retoriche. Io adesso vi darò la definizione di alcune figure retoriche e voi dovrete darmi la risposta, cioè qual è la figura retorica della definizione. Vi darò anche un esempio, sempre 10 secondi, quindi quando questa figura retorica è un accostamento di immagini o espressioni di senso opposto. Un esempio tratto da Dante, non fronda verde ma di color fosco, non rami schietti ma nodosi e involti, non pomi veran ma stecchi con tosco. Che figura retorica è? Mostrate se avete dato risposta. Ok. Un attimo, che è sempre bello difficile. Si legge? Ossimoro, tu, Giovanni, Marcello Ossimoro, Linda invece tu, Anti? Antifrasi? Allora, diciamo subito che Giovanni e Marcello hanno sbagliato, perché la figura retorica è l'antitesi. Io non so se ha altri nomi, quindi chiedo a Simone se riesce a fare un check al volo. Mi sento di dire che sì, più o meno è un sinonimo, secondo me. Ah, va bene. Allora diamola per buono, perché il concetto è lo stesso, l'utilizzo è lo stesso, quindi buona è buona. Diamola buona. Quindi ricapitoliamo, Linda conquista 1 punto, -1, -1 per Marcello e Giovanni. Ora, la prossima che ce l'avevo qui, eccola. Questa figura retorica associa sensazioni appartenenti a sfere sensoriali diverse, fondendole in un'unica immagine. Un esempio è odore di fragole rosse. Mostrate se avete dato una risposta. Ok. Marcello? No, non ho risposto. Ok. La risposta è corretta per tutte e due, la sinestesia. Congratulazioni. Quindi Giovanni recupera il -1, Linda va a 2. Marcello rimane sempre a -1. Ok, facciamone una facile. Questa figura retorica è una parola o una frase che riproduce il suono o il rumore di una cosa o il verso di un animale. Gli esempi: nei campi c'è un breve gre-gre di ranelle.
mostrate se avete risposto. Non vedo Marcello, ok. Complimenti, tutti e tre ci avete preso. E ora andiamo con l'ultima di questa manche. Scusa se ti interrompo, ma che cos'era il Gregre? Chi è che ha scritto? Pascoli. Il Gregre di... Granelle. Poi c'era anche il Don Don, ma mi sono fermato. Pascoli aveva un amore per... Sì, per Pascoli aveva un amore per l'onomatopea. Andiamo con la quarta e ultima di questa manche. E questa figura retorica è una sostituzione di un termine con un altro che abbia con il primo rapporti di affinità logica e o materiale. Un esempio può essere la causa per l'effetto. Ma negli orecchi mi percosse un duolo, tratto da Dante. Che figura retorica è? In alto i fogli per... Ok, ok. Marcello, niente? Benissimo. E la figura retorica in questione è la... Aiutatemi con gli accenti che io sono terribile. Metonimia. Simo? Qual è l'accento giusto? Non lo sai perché me lo chiedi a me, Trassi? Anch'io che lo sembra, perché io non ho ancora capito nella mia vita se si dice Salgari o Salgari, quindi perché alcuni mi dicono che si dice Salgari, altri che si dice Salgari, quindi io non mi butto sulla metonimia o metonimia. Metonimia forse mi verrebbe da dire, però io sono metonimia. Tu sei metonimia. Fonti certe? Va bene, allora, a seguito di questa manche, se non sbaglio, abbiamo Linda a 2 e Marcella a 0 e anche Giovanni a 0. Si mantengono i punteggi della manche precedente, ovvero 5 per Linda che se la giudica, 2 per Marcello e per Giovanni. Possiamo passare alla quinta e ultima manche. Vai, allora. Quinta e ultima manche, adesso trovo il mio, eccolo qua. L'ultimo manche si chiama Chi l'ha scritto. Vi daremo anche alcune indicazioni su alcuni romanzi, voi ci dovrete indicare chi è l'autore del libro, del romanzo, diciamo, in generale. Anche qua sono 4 domande, stesso meccanismo delle altre. Allora, la prima domanda. Allora, questo da dire da un bolognese terribile, Sussi e Biribissi è un romanzo per ragazzi pubblicato nel 1902, ambientato a Firenze, che prende come punto di partenza Viaggio al centro della terra di Jules Verne. L'autore è il nipote di un famosissimo autore fiorentino, morto 12 anni prima, che a sua volta usava uno pseudonimo. Come si chiamava il famoso zio? Qualcuno se la sente di rispondere? Linda, sono un po' ciccato. Collodi, poi hai messo una freccia. Carlo Lorenzini. Ok, Marcello e Giovanni. Niente. Ok, la risposta di Linda è corretta. L'autore Carlo Lorenzini, che usava Collodi come pseudonimo, in realtà suo nipote Paolo Lorenzini si firmava proprio nipote Collodi come tipo di pseudonimo e ha scritto questo Sussi e Biribissi, che è questo libro ambientato a Firenze. Bene, quindi primo punto per Linda. Allora, seconda domanda. Mansfield Park è un romanzo scritto nel 1814 che già nel 1816 viene tradotto in francese, vista la notorietà raggiunta. L'autrice però è passata alla storia per altri romanzi. Di chi stiamo parlando? Mansfield Park. Chi se la sente di rispondere mostri il foglio. Allora, Giovanni scrive Jane Austen.
Marcello scrive Shelley e Linda, non vedo bene, Jane Austen. Allora, la risposta esatta è quella di Linda e Giovanni. Jane Austen, sì. Jane Austen, tra le tantissime cose che ha scritto, c'è questo Mansfield Park che dopo 2 anni dalla sua uscita è già tradotto in francese. Quindi è sicuramente un risultato molto importante per questo romanzo, che non è sicuramente il più famoso di Jane Austen, però è nella sua produzione. Terza domanda. L'isola del dottor Moreau è un romanzo scritto da uno degli scrittori più influenti di tutti i tempi. Questo scrittore ha influenzato tantissimo anche il cinema e persino la radio. Di chi stiamo parlando? Via, vediamo chi se la sente di rispondere. Linda, H.G. Wells, Giovanni, metti un po' più indietro, Giovanni, un pelino più indietro. Wells hai scritto? Ok, è la risposta esatta, sia di Linda che di Giovanni. H.G. Wells è ovviamente considerato uno dei padri fondatori anche della fantascienza. E perché ho citato la radio? Perché vi ricordate il famoso episodio, no, dell'altro Wells, Orson Welles, che utilizzando Wells, sì, non era proprio uguale la scritta, il cognome come era scritto, utilizzando la Guerra dei Mondi, che è un altro dei grandi libri di H.G. Wells, fece quella clamorosa leggenda metropolitana in cui lui, no, le persone chiamarono la polizia perché pensavano che stesse facendo la descrizione di una reale invasione aliena. Quindi ecco, questo era il perché anche H.G. Wells abbia influenzato la radio. Ultima domanda, mi sembra che Linda e Giovanni se la stiano giocando corpo a corpo, sono molto vicini. Questa è una domanda molto interessante. Allora, I misteri di Udolfo è uno dei grandi romanzi gotici scritti verso la fine del Settecento in Gran Bretagna. L'autrice di questo romanzo è considerata una delle più influenti del genere horror, e questo stesso romanzo è stato parodiato da Jane Austen, e anche Sir Walter Scott ne ha ripreso delle parti di questo Misteri di Udolfo. Chi è l'autrice in questione? Allora, chi se la sente di rispondere mostra il foglio. Anna Radcliffe. Solo che c'entrasse con la Disney. Oddio, non capisco cosa c'hai scritto, Giovanni. Radcliffe. Radcliffe. Ok, Marcello, niente. Marcello, ti sei spento? Sono tutti generi che bazzico poco, veramente. Capitata a caso questi generi qui. Allora, comunque le risposte di Linda e di Giovanni sono entrambi giuste. Anne Radcliffe, che è considerata una delle più grandi autrici gotiche e poi horror di conseguenza. Bravi, perché non era semplice, però è un'autrice che ultimamente io ho riscoperto per un progetto che stiamo facendo con Marcello, ed è un'autrice che purtroppo è spesso dimenticata, nonostante sia una donna che scrive di gotico e lo fa molto bene, soprattutto agli albori. Ha il cognome di un cattivo della Disney, per questo me la ricordo. Ma anche ha il cognome di Daniel Radcliffe, che è no, Harry Potter, l'attore che fa Harry Potter, non credo minimamente che siano parenti. Allora, la classifica di questa manche invece è stata molto tirata. Allora, Linda 4 punti, quindi l'ha beccata tutte e 4, Giovanni 3 e Marcello meno 1 perché ha risposto 1 e l'ha sbagliata. Quindi per questa manche Linda prende 5 punti, Giovanni 3 e Marcello 1. Marcello, direi di indicare quali sono le prove, la roulette russa e il falso d'autore che vi chiediamo invece per la semifinale.
Sì, certo. Allora, sono due prove che conoscete molto bene, avete già fatto le prime puntate, quindi diciamo il livello, la difficoltà si alza in questo caso. Un pelino, stiamo cercando di mettere un po' di sale, però ormai voi siete i semifinalisti, non dovreste temere più nulla. Come falso d'autore restiamo in Italia, un autore italiano contemporaneo molto famoso che divide un po' l'opinione pubblica, anche se poi è sempre un successo ogni libro che pubblica, ed è Fabio Volo. Voi dovrete un estratto, voi dovrete rielaborare un estratto dal libro, dal romanzo Quando tutto inizia, che poi vi gireremo, e dovrete cambiare il genere in un horror soprannaturale ambientato nell'antica Grecia. Come roulette, a questo giro avrete sempre 3600 caratteri per un racconto con il tema la trappola sociale pirandelliana, intesa proprio da Pirandello. Il genere sarà la fantascienza e il luogo in cui verrà ambientato sarà una prateria americana, nello specifico una tribù di nativi americani. Una rapida infarinatura: la trappola sociale pirandelliana, Pirandello intendeva come trappola sociale tutte quelle costrizioni ereditate da un contesto familiare e poi lavorativo, eccetera eccetera, che ti impongono di imboccare una certa strada e l'unico modo che hai per essere libero è ribellarti e, non dico isolarti, però tagliare con questi, strutture sociali precostituite. Ma comunque, secondo me, io ho visto, mi sembra di aver intuito dai volti, che abbia più creato, diciamo, scompiglio alla fantascienza ambientata nei nativi americani. Io già però... la fantascienza e l'horror non mi piacciono. Basta, sono molto solo, il resto non è nulla in confronto. Ma nella scena... un altro miracolo. Ma Marcello, tu nel tuo turno che genere avevi nel falso d'autore? Nel turno, anche l'altro ho fatto gotico sul falso d'autore e vabbè, l'altro era fantasy, era un po' più aperto. Linda, a te è capitato in questo caso Fabio Volo, ma in un'altra puntata avevamo dato 50 sfumature di grigio, anche perché di fatto la letteratura... No, 50 sfumature di grigio era proprio il mio, perché io scrivo tantissima letteratura erotica, porca miseria, ma... no? Capita di tutto, nel senso che poi il discorso della letteratura è bello perché la letteratura è varia, quindi ci sta dentro tutto. Ah, sì.